Ehi la ciurma, benvenuti in questo nuovo episodio di Return to Games, Book of Demons. Siamo pronti per continuare la nostra avventura che avevamo intrapreso nello scorso episodio. Come potete vedere c'è una piccola aggiunta, ho ricevuto per Natale un green screen, fighissimo, fighissimo. E ho cercato di impostarlo un po', come vedete è ancora un pochettino sfliccherante, vedrò un po' di cercare di sistemarlo, non si nota troppo, ci ho perso un po' di tempo a cercare di sistemarlo meglio, ma c'è sempre qualcosa che non funziona al meglio. Allora, andiamo un attimo. Ok, The Cook, the Antipope, Arcidemon. Va bene, allora rientriamo nella città e rilanciamoci nelle catacombe a questo punto. Ok, i primi due li abbiamo fatti, dobbiamo continuare qua. Proviamo un attimo con Small, a vedere come. Come discorso 14 minuti dovremmo starci. Rewards 7 più. Rewards hidden in dungeons, card scroll keys. The final quest in the game. 5%. Se faccio questo procedo solo del 3%, ok. E mi dà meno reward, ma ci sta. Allora. Andiamo. Oh, qua abbiamo dei Skeleton Warrior, qualcosa che non abbiamo visto, Zombie Corpse e un'altra roba che non abbiamo visto qua. C'è tanta roba nuova. Va bene, ci lanciamo nell'avventura. Subito. Ok. Ok. Allora, vediamo un po'. Dove andiamo? Proviamo ad andare qua sotto. Cos'è questa roba? Niente di buono, credo. Ok, questo è tutto esplorato, questo è tutto. No, aspetta, c'è un vaso. Ok, andiamo a vedere un po'. Forse ho sbloccato qualcosa più avanti, non so, perché tre robe non scoperte, non faceva parte delle cose da scoprire, insomma, nell'avventura. Cos'è questo nuovo? Oddio, è un pipistrello. Ok, Gargoyles of Stone Hearts. They are immune to elemental effects, poison, fire and ice. Ok, ma non abbiamo degli effetti elementari. Quando diventano statue, si curano con il tempo. Fai attenzione. Ok. Ma mi è caduto in testa quest'altro. Oh dai. Da dove? Sento diversi. Oh dai. Venite, venite, venite. Yes, salite di livello, ottimo. New gossip in town. Allora, io salirei ancora di vita, perché tanto il mana non lo stiamo utilizzando per ora. Mi ha dato una carta, cos'è? Grants an extra attack against an additional opponent in range. Oh sì, ma no, lo voglio, scusami. Non posso? Ehi? Ma devo essere di livello 6 forse? Ah no, costo 6. 6 gemmine. Non so che gemmine sono quelle gemmine. Oddio. Ok. Prendere di qua perché qua c'è anche una strada, qua forse no. Oddio, se è buio. Ok. No, c'è una strada anche lì, c'è una strada di tutte e quattro le direzioni. Chi è? Dov'è? Ok,
shielded monsters. Some armored monsters are protected by shields, ok. Rompi lo scudo cliccando sull'icona. Alcuni scudi sono magici e possono riapparire dopo essere distrutti. Ok, quindi devo... Ok. Scudo distrutto. No, vai via, vai via, vai indietro, ok. Ok. Ho mancato per poco, ok. Dovrebbe essere sicura la zona adesso? Ok, una delle tre cose l'abbiamo scoperta. C'è altro? Non mi pare, no. Non qua. Per simmetria dovrebbe essere così anche l'altro lato, quindi proviamo ad andare giù sotto. Di qua. Di qua. Oh wow. Di qua chi c'è? Ehi! Via qua. Oh bestia. Cosa accade? Ehi, 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 ehi. Che arrivano addosso questi gargoyle, porca miseria. Ok, qua ho visto tutto. Qua, vabbè, la vita la prendo magari qui dopo. Ci sono ancora due cose da scoprire però, eh. Perché non è successo niente? Era una chest finta. Sembra di sì. Restano ancora due cose da scoprire. Destra o sinistra? Ok, prima uccidiamo sto zombetto. Vabbè, andiamo a destra, dai. Abbiamo già rotto sti vasi, che... No, vai indietro, vai indietro. Ah, ottimo, sono morti di veleno. Vabbè, è molto più labirintico questo degli altri livelli, effettivamente. Oh. Ok, un'altra chest, quindi due su tre robe le abbiamo trovate. E l'altra chissà dove sarà dall'altro percorso, non so se è una chest o che cos'altro l'altra. Ah, un'altra chest che qua. Perché ci diventano lucky? Cosa è successo? Perché non lucky? Cosa è sto achievement? No, chiudimi la chat. 50 barili vuoti, ok, va bene. No, tanto devo andare di qua perché devo prima aprire la cesta e là è l'uscita. Per forza. Però prima di andare all'uscita prendo magari un attimo la pozione là dalla... dal mangiatoio là, cos'è? Ehi, 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 ehi. Level clear. Ah, ok, là è uscita. No, non voglio. Non voglio uscire, voglio andare a prendere prima... la fontanella per recuperare l'energia. E poi ci lanciamo giù sotto. Ma dove era? Era prima, forse. Forse era qua. Sì. Vabbè, usiamo direttamente la farina, tanto abbiamo fatto tutto. Ok, possiamo rientrare.
Ok. Ci sono due nuove gossip, ma qua abbiamo finito tutto, quindi a posto, possiamo affrontare quest'altro qua. I got lost several levels up, but I'm way too proud to ask for directions. Sono così le gargoyle perché ti arrivano addosso. Chi è questo? Uno zombie? Sembra di sì. Yes! Sei ancora di livello e metto di nuovo roba qua. Oddio, questi sono tutti gli scheletrini. Aspetta, andiamo un attimo di qua, Oh! Ma la gente inizia a essere già molto più impegnativa questa storia. Cos'è sta roba? Bloody Armor. Oddio, no, degli arcieri. Perché Fabbro esperto mi ha dato come achievement? Ah, già ho perso un sacco di vita da quella fra là. 10 gargoyle, ah, ok. Qua c'è una fontanella ma non la usiamo per ora. Magari quando siamo più in difficoltà la sfrutteremo, insomma, per recuperare tutto. Aia. Cos'è questo? No, è un boss. Porca miseria. Oddio. Posso bypassarlo, sì. Si è messo abbastanza male. Posso usare uno. Bellissima questa cosa di acchiappare stelle per ripigliarsi dello stun. Cosa è andato nel sacchettino? Boh, della roba che ho buttato dentro. Ok. Ma mi ha detto ancora l'altro achievement, scusate. Manca 50 bersagli, lol. Ah, mi ha dato più uno di mano là dentro, ok. Ma è questo... Cioè, questi sepolcri, non so se ha senso aprirli o meno. Boh, mi ha dato delle monete, ma altro? No, non credo. Cos'è uno? Barrel. Non qua. Ah,
Ah, ok, c'è un barile là. Prima vita, sì. Andiamo giù sotto. L'ultimo. Cos'è che abbiamo della roba nuova? Abbiamo dei gargoyle. Arcieri e quelli scudati. Dai. Oh, ma continuo a trovare roba esplosiva. Cos'è questa roba? Aia. Ma mi volano addosso, mi fanno perdere un sacco di vita sti gargoyle. All'uscita è già qua accanto, ma ci sarà da lavorarsi all'uscita, mi sa. Oddio. Questi fanno un danno cane gli arcieri. Perché gli altri non ti beccano perché sono lontani, ma questi qua invece ti beccano anche da lontano. E non è niente buono. No, no, no. Manca ancora una cosa da scoprire, ma se no altrimenti abbiamo liberato tutto qua. Oddio. Pieno di maiali. Corri, 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 corri. No, un altro boss. Kaze, uccidi sti arcieri prima. Colpire gli altri, porca miseria. Questo che mi ha dato? Amuleto of Mana. Guarda che danno che mi ha fatto. Level clear, sì, ma sono morto in pratica. C'era una fontana sotto, vero? Ti prego, c'era una fontana, vero? Datemi una fontana. Non c'è una fontana. Porca miseria. Sono morto qua e devo usare una pozza. Per forza. Yes, dai, questo pezzetto fatto. Sempre ignorante. Ah, sono salito Snake. Ok, ho sbloccato Snake. Sono sempre ignorante, ma ci sono quasi. Cosa che ho fatto? Non sono mai morto. Ho pulito tutto. Ho ucciso tutti e ho preso anche degli achievement. Parla 5 volte con... manca 50 volte, sconfiggi 10 zombie, 10 gargoyle, ok. Ok. Resurrected avatar was picked automatically, you can change it if you want. Posso scegliere quale dei due cercare, quindi. O Lemmings. O Black Crow. Ma cosa mi cambia? Book Book 3, Book 4. Ah, ma quelli non ce li ho, sono degli altri giochi. Sono gli altri giochi di Book. Non è Book of Demons, ma sono gli altri. Black Crow. Lemming. Andiamo sul Lemming. Vai. E ok. Cosa possiamo fare? Allora, il healer non ha niente a fare. Il calderone ha della roba là.
Ah, posso sbloccare il prossimo slot del carte? Change item cards. Vabbè, visitiamo la città, dai. Tanto adesso concludiamo poi anche il video. Allora, Golden Key mi costa 25.000 e non ce li ho. Magical Cauldron. Cosa che mi dà? Non so cosa sono questi prizes, però. Per ora no. Change card. No. Upgrade card, fuse runes, sell runes, no niente. Lui invece cosa ha da dirmi? Souls venture into the depths under the cathedral, as this is the realm where the dead rest, or at least should be resting. Countless warriors, men of the cloth, mages, and even kings of old were buried there with troves of gold and gems. But the dead are now restless. Quickened by some unholy powers, they are haunting the corridors like wild animals, and their courage, virtue, and talents have been replaced with mindless violence. Ending their painful existence will be an act of mercy, if you ask me. Ok, quindi ci dice ci sono tutti questi scheletri che incontro, questi tipi di scheletri che incontreremo, ok. Animated cadavers are capable of experiencing only the most base effect, hunger. Who can imagine a less meaningful existence? Their bodies are still decomposing, so it's recommended to keep them at a distance as the gases they produce are of the deadliest kind. Fortunately, they also smell awful, which serves as a warning, just like the stench of charlatanry emanating from a fortune teller's wagon. E c'erano anche qua 13 tipi diversi di zombie. These creatures are made of stone, which makes them extremely resilient to elements. Fire, frost, or poison cannot harm them. Their abilities are fascinating. When harmed, they petrify and lie in slumber for thousands of years, slowly regenerating. All adventurers should be warned that statues may not be what they seem. Some scholars claim that gargoyles carry a trace of demonic blood. Like that charlatan woman, although it's much more obvious in her case. Ah, ok. Cosa ci dice Your questo? arrival brings hope. No, vabbè, ok. Ah, ci spiega tutte le cose degli affari. Va bene, molto buono. Unlock card slot. Potrebbe starci, eh? Sì, vada. Prossimo costa 5.000, ma le carte dovrebbero essere molto utili, vero? Questa, posso usarla questa? Oh, sì, posso usarla. Mana. A green mana. Equipaggiare le carte artefatto converte il mana blu in mana verde. Mana verde non può essere usato per castare, ma cambia quando togli le carte artefatto. Quindi vuol dire che più mana ho, più carte posso utilizzare comunque. Proviamo a prendere il Magical Cauldron. Vai, proviamo a prenderlo. È salito 3 di mana e i prizes? Soldi, soldi, vita, e questa? Una carta. Ah, no, è una runa. Può essere usata per aumentare il livello degli altri. Ok. Ah, so you came across a runic dimmi. card. You're wise to ask me about it. Let me explain. Cards like these have no inherent properties of their own, but professionals like myself can still use them to enhance other cards. Mi sembra una buona cosa. This kind of craft requires subtlety and caution. So whenever you find more of these, keep up that resolute attitude of yours and bring them straight to me. Don't bother talking to the sage about them.
His methods are as ancient as his jokes. Ok. Di cosa possiamo far salire di livello con questa? No, non possiamo. Abbiamo bisogno di rune di altro tipo per potenziare queste, ok. Fuse runes, cell runes. Quanto me la paga, scusa, quello? 250, vabbè, no, non è granché. Quindi posso equipaggiare qualcos'altro con quegli affari là. Regenerates mana. Se no posso mettere la Bloody Armor. Recovers hearts lost in battle. Chance to spawn hearts when being hit, 40%. Ma lo metterei anche. Posso mettere questo e questo. A fin fine sono molto buoni. Ci sta. Sì. Guardate, fatti, mi avanzano ancora 2 di mana. Se riuscissi a fare poi altri 2 punti di mana, posso poi equipaggiare la Shadow Sword. Upgrade, sì, c'è quella che posso upgradare. E cos'è che c'è? Ah, il discorso dell'avatar, no. Daredevil character, it hasn't died yet. First death leaderboard. Ok. Al prossimo costerà 1020 il prossimo calderone, porca miseria. Va buono, non ho carte. Allora, sblocco livello 10, niente. Awards, cos'è? Ah, ok, tutta sta roba qua. 9 di bronzo, 0 di argento e 0 di oro. Ci sta, buona cosa. Niente, allora io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto, iscrivetevi se per caso non l'avete già fatto. Noi ci vediamo nel prossimo video di Book of Demons. Spero che la serie vi stia piacendo, a me sta piacendo davvero questo gioco, quindi spero di poterlo continuare presto anche con voi. Ciao a tutti e buona giornata.